Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Molto probabilmente avrete già capito il tema, perché effettivamente oggi parleremo di Lego. Lego perché infatti mi vedete attorniato dagli attuali Lego che ho in casa, tra cui il buco di fiori, bonsai, bellissimo, veramente bello. Si possono anche cambiare le foglie e farlo diventare fiorito con delle parti rosa, e due della mia collezione di architecture, Lego architecture, che ho New York City, il primo che avevo comprato, e Tokyo, acquistato esattamente dopo essere tornato dal Giappone, così Giappone sempre in casa. Perché siamo qui? Perché mi è stato regalato dal mio compagno un nuovo Lego architecture che andremo a scoprire subito. Ed eccolo qua, è arrivata a Parigi. Sembra stupendo, veramente. Vicino così riuscite a vederlo meglio. Questo è il terzo architecture che avrò in casa. All'interno andremo a vedere lo skyline di Parigi con esattamente, ve li elenco in quest'ordine: l'Arco di Trionfo, gli Champs-Élysées, la Tour Montparnasse, le Grand Palais presente alla fine degli Champs-Élysées, ovviamente quella che svetta più in alto di tutti è la Tour Eiffel, e il Louvre, una facciata del Museo del Louvre con ovviamente, come potete vedere, la famosa piramide all'interno della Piazza Nuova. Bene, che dire? Facciamo l'unboxing e direi di iniziare la costruzione. Ho recuperato il forbice, andiamo a fare l'effettivo unboxing. Così vediamo assieme cosa c'è all'interno. Un sacco di pezzi, sono tantissimi, tante buste, ma ce la faremo. Ovviamente sono tutte numerate, quindi questo è numero 1 e queste due sono numero 2. Ovviamente all'interno anche il libricino con tutte le istruzioni. E cosa non da poco, che mi piace un sacco, all'interno, all'inizio, iniziando a sfogliare il libricino, c'è tutta la storia del set, dove si possono leggere appunto delle informazioni riguardo appunto a quello che viene rappresentato nel set, ed questa cosa è fantastica. Quindi, come potete vedere, c'è un po' di storia, ci sono delle foto. Vengono descritti esattamente tutti i monumenti, o ovviamente gli scorci, in questo caso della città, che sono rappresentati nel set. E secondo me è una cosa molto 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 bella da parte di Lego, pensata molto bene. Devo dire, ottimo lavoro, veramente ottimo lavoro. Come dicevo, la costruzione sarà divisa in due step, 1 e 2, quindi ogni step avrà le sue buste numerate. Non ci resta a sto punto che ad andare, ovviamente iniziando dalla parte 1, e direi che vediamo quante pagine sono, ma non dovrebbero essere tantissime. 101 pagine, beh, direi fattibile, perlomeno. Poi lo vivrete assieme a me, quindi non fatevi nessun problema. E direi di iniziare. Iniziamo con aprire le prime buste e poi partiamo con la costruzione. Comunque devo dire che Lego è sempre stra-attenta nei minimi dettagli ed è sempre, perlomeno per me, un grosso piacere, veramente un grosso piacere fare costruzioni Lego. Ho dei bellissimi ricordi dell'infanzia, di quando ero, penso, malato di Lego, li cercavo ovunque. Mi ricordo ancora le corse anche sotto le festività natalizie per recuperare l'ultimo set uscito. Ho veramente dei bei ricordi che ancora ad oggi mi tengono vivo questo spirito. Io lo chiamo spirito Lego perché effettivamente anche solo pronunciando il marchio mi provoca delle belle sensazioni, ecco, dei bei ricordi e delle belle emozioni. Da piccolo ero appassionato di pirati, infatti avevo due galeoni, se mi ricordo bene. Avevo anche la pista del treno con la stazione, tutti i passaggi a livelli, fantastico. Ed era elettrificato ed era veramente una figata.
poi vado a memoria, avevo due castelli, perché ero anche appassionato di Medioevo e di tutti i cavalieri, i templari, tutte queste cose qua. Poi ovviamente costruzioni, quelle basiche, quindi pezzi di Lego presi a caso, e poi viva la fantasia, e si ci si metteva a costruire qualsiasi cosa, dalla macchinina, che era bruttissima, lo ammetto, a qualsiasi altra cosa, alla torre più alta, fare le gare di chi faceva la torre più alta. Veramente fantastici ricordi che mi sto portando dietro anche alla mia attuale età, però devo dire che ogni volta è un'emozione, veramente un'emozione fortissima, ed effettivamente anche un momento di relax, staccare il cervello, concentrarsi, fare qualcosa che piace, e quindi devo dire che provo tuttora piacere nel, anche solo nel parlare, e ovviamente nel costruire e toccare con mano effettivamente dei mattoncini Lego. Detto questo, partirei con la costruzione e inizierei ovviamente dalla pagina 1. Devo dire che la base inizia a prendere forma, mi sta già piacendo un sacco. Questa sarà appunto la vista frontale, e questa è la base su cui appoggeranno tutte le costruzioni, che ovviamente si sviluppano anche in profondità, giustamente. E direi di proseguire. Raga, comunque è bellissima la cura nei dettagli che hanno. Cioè, guardate qua, ora giustamente è apparsa anche la scritta Paris, e questa è la base di tutti i monumenti che andremo a costruire, quindi giustamente qua molto probabilmente ci sarà l'Arco di Trionfo, qua gli Champs-Élysées, qua la torre, Tour Montparnasse, qui le Grand Palais, queste credo che siano le basi per la Tour Eiffel, e qua in fondo molto probabilmente verrà il Louvre con la piramide, molto probabilmente la piramide verrà qua. Lo vedremo sicuramente nella fase 2. Quindi procediamo con la costruzione. Vediamo dove siamo arrivati. Ecco, adesso siamo a questo punto, dobbiamo costruire questa parte che è quindi il Gran Palais. Proseguiamo. Mi raccomando, non badate alle facce che faccio, perché molto probabilmente sarò super concentrato, ma ci sta, mi piace così. È una cosa che mi rilassa e mi mette piacere, quindi mi lascio andare. Non fateci caso. Ora creiamo la cupola. Allora, la cupola si fa con due pezzi, così. Con questi pezzetti qua. Gli angoli, poi un altro di questi quadrati e la cupola di vetro, e la mettiamo qua. Eccola. Bella, devo dire che sta bene. Di solito me li preparo tutti qua, quelli che la pagina mi dice che serviranno. Quattro pezzi di questi, quattro così rotondi, anzi due rotondi e quattro trasparenti. Ok, una volta che mi sono preparato i pezzi, proseguo seguendo ovviamente le istruzioni che ci sono sul libretto. Eccoli qua, questi sono i due pezzi, vanno aggiunti così. Eccolo qua, questa diciamo che è la struttura interna del palazzo. Ora direi proseguiamo magari un po' più velocemente e poi vi farò vedere il risultato finale. E questo è il Gran Palais terminato. Devo dire, rende un sacco. E la cosa bella è che, torno dietro di una pagina, ogni tanto durante la costruzione
Nel libretto sono presenti appunto delle didascalie che spiegano ancora meglio quello che si sta effettivamente costruendo coi mattoncini Lego, e secondo me è una cosa che è fantastica perché ti fa immergere ancora di più in quello che tu stai facendo. Cioè è veramente bellissima questa cosa, veramente, complimenti Lego. Ora terminato il Grand Palais, la costruzione prevede la realizzazione degli Champs-Élysées, quindi proseguiamo. E anche gli Champs-Élysées sono terminati, fantastici gli alberelli squadrati col viale centrale e ovviamente i palazzi sullo sfondo. E anche qui, giustamente, al termine della costruzione del blocco, diciamo, del monumento, c'è una breve descrizione, un breve racconto per far sì che la costruzione sia ancora più immersiva. Molto molto bello. Proseguiamo ora con la Tour Montparnasse. Tour Montparnasse completata, gli agganci sono pronti e ora li inseriamo assieme nella struttura esattamente qui. Ed ecco anche la Tour Montparnasse al suo posto, devo dire che sta veramente bene, tra l'altro questo colore nero riflettente rende molto. Anche qui piccola chicca, questa è la situazione attuale sul disegno, questa ovviamente è la realizzazione della realtà, e ora iniziamo con la parte 2. Ed ecco terminato anche il palazzo del Louvre con la piramide fantastica, fatta con dei mattoncini Lego trasparenti, rende molto devo dire. Anche qui piccolo aneddoto sulla costruzione del Louvre, direi di proseguire con la parte antistante la Tour Eiffel e credo a questo punto la Tour Eiffel. Invece no, dopo aver messo i due alberelli antistanti la Tour Eiffel, che sarà, si passa a questa parte che è l'Arco di Trionfo. Quindi si inizia così e ovviamente, ma ci sta come logica, l'ultimo edificio che verrà costruito sarà effettivamente la Tour Eiffel. Quindi assolutamente ci sta. E anche l'Arco di Trionfo è completato con la solita didascalia e vi volevo far vedere il dettaglio dell'interno, vedete che c'è la fiamma che arde continuamente ed è veramente così, cioè a Parigi sotto l'Arco di Trionfo c'è la fiamma che arde per il mini segnato, quindi è veramente una figata. Adesso ovviamente il pezzo forte del set, che sarà proprio appunto la costruzione della Tour Eiffel. Direi che ci siamo quasi, ora vi faccio vedere gli ultimi passaggi che devono essere spettacolari. Ed eccolo, adesso ve lo giro così lo vedete bene, c'è un po' di spazio. Beh, devo dire veramente veramente bello, bello bello bello, cioè Lego veramente, sarà 50esima volta che lo dico, ma complimenti veramente, molto molto bello. Spero vi siate divertiti assieme a me nella costruzione, spero vi sia piaciuto. Ovviamente ora non mi resta che metterli in esposizione insieme agli altri architecture che ho. Detto questo, non mi resta che chiedervi di mettere un mi piace, di attivare la campanella per vedere tutti gli altri video che usciranno. Iscrivetevi al canale, che mi fa molto piacere ed è molto importante per la mia crescita. Ovviamente se vi è piaciuto il video e se volete altri video a tema Lego, scrivetemelo nei commenti, scrivete cosa vorreste vedere e vedremo se potremo realizzare il vostro desiderio. Io spero di sì, perché mi farebbe molto piacere. Godiamoci Parigi e godiamoci tutte le costruzioni Lego che ci fanno sognare. Alla prossima, ciao!